Ora continuiamo. Le impostazioni delle nostre telecamere IP Cam Out 1, 2 e 3 funzionano tutte e tre nella stessa maniera. Sono telecamere da 1 megapixel, che sarebbero 720p. Allora, abbiamo visto nei video precedenti come trovare l'indirizzo IP del nostro router, come cambiare l'indirizzo IP della telecamera e come impostare il wifi della telecamera. Ora vediamo come impostare le email. Quindi andiamo su Configura in remoto, si aprirà questa finestra Imposta. Andiamo sulla terza icona in basso, Servizi di rete. Qui abbiamo la terza Email, Abilita, e qui dovremmo scrivere. Ora io vi faccio un esempio con Gmail. Poi, se avete un altro provider, dovrete mettere il vostro provider, quindi tutti i dati del vostro provider. Qui in questo caso smtp.gmail.com. La porta in Gmail è 465. Necessario SSL. Poi nome utente, kitantifurto.com. Kitantifurto, chiocciola gmail. .com, la password, il mittente mettiamo il solito questo qui, destinatario voi mettete o la solita oppure un altro destinatario, in questo caso metto il solito, e poi il titolo, per esempio allarme IP cam out 1. Qui si può fare il test della posta, quindi. E lui prova e dice se è andato a buon fine. Test di messaggio inviato con successo. Qui arriviamo, vediamo. Quindi come titolo viene allarme IP cam out 1, giusto per un test. Quindi premiamo ok per fare il salvataggio. Salvataggio ok. Allora, questo qui può servire sia per il motion detector. Quindi quando attivate il motion detector, questo è per abilitarlo, di default è già abilitato, e se levate il check lo disabilitate. Se lo abilitate potete mettere invia email, quindi ok. Altrimenti l'email può servire per quando c'è la perdita del video, ingressi allarme e uscite no perché non ce l'ha, quando ci sono delle anomalie, ma queste sono cose meno importanti. Ora vediamo, passo la mano davanti. È arrivato subito il motion, quindi in pop-up, e sarà arrivata anche l'email. Evento, mobile ispezione cominciato. Riandiamo qua. Ora vediamo altre impostazioni importanti, quindi configura il remoto. Queste le abbiamo viste. Allora, qui praticamente c'è il wifi e l'email, sono quelle importanti. Poi qui abbiamo il DDNS, questo serve se non volete utilizzare la telecamera con il cloud del fornitore. Quindi se voi avete per esempio il DYDNS oppure NoIP, potete utilizzare questo e lasciare perdere il cloud del fornitore. Se invece utilizzate il cloud del fornitore, quindi per collegarvi da subito e vedere la telecamera da subito all'esterno, lasciate il cloud del fornitore e non impostate il DDNS. Tutte queste altre cose praticamente servono per impostazioni parecchio avanzate, ma non le usa quasi mai nessuno. La parte qui sotto, anche questa, non servono quasi a nulla. PTZ, LRS 322, queste qui non servono proprio. Il GUI sono messaggi che non ci interessano, i parametri della fotocamera. Poi qui stoccaggio no perché non c'è memoria. L'utente serve per cambiare la password e per creare altri utenti. Poi qui abbiamo la manutenzione. Manutenzione gli si può dire di riavviare la telecamera, non so, ogni giorno oppure ogni martedì oppure mai a una certa ora. Poi default serve per resettare la telecamera. Se faccio seleziona tutto,
e gli do l'ok, praticamente mi riporta la telecamera allo stato di fabbrica, quindi con l'indirizzo IP 192.168.1.10 e tutte le impostazioni di fabbrica. Possiamo anche mettere solo qualche cosa, cioè il generale, il registro, la rete. Queste sono cose che poi le guardate volta a volta. Questo qui è per esportare la configurazione oppure importarla, quindi una volta che avete configurato tutto, vi piace la configurazione che avete fatto, potete esportarla. Se un giorno ci fosse qualche problema, reimportate il file che avete salvato sul PC e ve lo rimettete direttamente nella telecamera. Questo è per avviare la telecamera e qui, se ci fosse qualche aggiornamento software, si può aggiornare. Questa cosa, allora, memorizzazione no perché non c'è memoria, log per vedere gli eventi e la versione. Questo no perché praticamente non registra. Per registrare con queste telecamere, poiché non hanno memoria interna, ci sono due modi. O tenete un PC sempre acceso e collegato sempre alla telecamera, a questo indirizzo IP, oppure tramite il cavo LAN, e potete registrare tramite questi tasti qua giù in fondo, quindi potete scattare delle foto e registrare. Quindi potete registrare continuamente se lo su motion detector e questa è un'opzione. Però un PC deve rimanere sempre acceso, quindi vi registrerà sull'hard disk del PC che è collegato alla telecamera IP. Altra soluzione è quella di collegare la telecamera in wifi o tramite LAN a un NVR. Queste impostazioni le vedremo nei video successivi. L'NVR è il solito del DVR, delle telecamere filari, soltanto serve per registrare le telecamere IP.